Polifemo è a Massafra per il palio della mezzaluna, ossia la rievocazione della battaglia del 1594 tra i massafresi ed i turchi nelle vicinanze appunto del fiume Tara. Una rievocazione davvero significativa che unisce il folklore alle tradizioni storiche. In particolar modo questa sera vivremo insieme il momento del corteo storico, appunto con gli sbandieratori di Oria, e poi il palio della mezzaluna, ossia proprio quella corsa a staffetta tra i sei quartieri. E quindi vedremo chi vincerà. Intanto godiamoci lo spettacolo degli sbandieratori. Il vostro quartiere cosa rappresentate? Santi Medici. Ecco, la tua esibizione, diciamo, in abiti d'epoca, cosa rappresenta? Chi interpreti? Noi siamo in veste di atleti, facciamo il corteo, abbiamo partecipato appunto al corteo e ora ci prepariamo per la staffetta, che sono circa 680 metri. La donna parte per prima e poi ci sono i tre uomini. La donna parte, non fa il giro della piazza appunto, e il percorso è di circa 580 metri per la donna e 680 appunto per l'uomo. Esiste evidentemente una forte tradizione e un forte legame con i quartieri, una sana rivalità tra i quartieri, un po' come a Siena per il palio. Esatto, e appunto c'è una rivalità molto importante, che poi siamo comunque amici che corriamo tutti i giorni, quindi ci conosciamo, però in queste occasioni diventiamo tutti avversari. Buona gara! Grazie. Altri figuranti cosa rappresentate? I nobili del Rione Pappacoda. Beh, Rione Pappacoda ne ha vinte di palio della mezzaluna. Diciamo che siamo il rione più titolato. E questa sera cercherete di mantenere alta la tradizione? Speriamo di sì. C'è concorrenza, però speriamo che riusciamo a vincere. Tu interpreti invece? La nobile di Pappacoda. Quindi una coppia di nobili. Però abbiamo anche dei piccoli, guardate, dei piccoli figuranti, proprio a dimostrazione che la tradizione davvero cresce nelle nuove generazioni, nei pargoletti. Una figura ecclesiale, chi rappresenti? Il Papa, il Vescovo Micheli di Mottola, una storia molti anni fa, che il Vescovo stava a Mottola e fu invaso dai turchi, dovevano invadere i turchi Massafra e fu salvata dal Vescovo di Mottola e dal popolo massafrese. La sua è una grande passione. È vero, sono anni e anni, su tutti i punti di vista. Grazie. Grazie. Ancora l'applauso di questa città per dirvi grazie davvero di cuore di tutto ciò che fate e riuscite a consegnare in ogni città in cui siete invitati, perché vi onoriamo, ecco, per tutta la vostra bravura. Ed ora siamo con l'artista Lucia Di Giorgio, che è l'autrice, vedete, di questa perfetta, splendida rappresentazione artistica che appunto rappresenta il palio della mezzaluna del 2019, che verrà consegnato appunto al vincitore del palio. Un'opera d'arte, perché tale va definita, che si incentra sulla torre dell'orologio, che evidentemente è, come dire, l'elemento
contraddistintivo. Come è nata questa ispirazione? Allora, praticamente quando mi hanno dato questo incarico di dipingere il drappo del Palio del Mezzaluna, ho voluto fare una ricerca sulla storia della tradizione del Palio della Mezzaluna. Vedendo alcune immagini sono rimasta proprio affascinata da questa piazza che era stracolma di gente, dai balconi, dai sui terrazzi, era pienissima, e ho visto l'entusiasmo di quella gente del Palio della Mezzaluna. E poi ho notato che tutto si svolgeva qui nella piazza dell'orologio, e ho voluto dare proprio questo simbolo. La centralità proprio, potremmo dire, usando un'espressione greca, quella che era l'agorà. Perfetto, sì, e quindi ho voluto rappresentare la Torre dell'Orologio con delle persone, e poi mi piaceva molto il proclamatore che doveva urlare e far sentire il Palio della Mezzaluna. Molto significativo questa bocca aperta che urla. Quanto ci ha messo come tempo per realizzarlo? Allora, io sono un'artigiana e per me ogni lavoro non è mai finito. Non è mai finito, però un 2 settimane di vero e bellissimo lavoro. Complimenti davvero. Gentilissimo, grazie, gentilissimo. Grazie. Beh, abbiamo avuto modo veramente di innamorarci di questo spettacolo degli sbandieratori, ed ecco con il leader, il presidente del gruppo degli sbandieratori di Oria, Francesco Recchia. Una grande tradizione, una grande passione, una grande esperienza. Sì, buonasera a tutti. Sì, ormai è da 33 anni che il gruppo va in giro in tutta Italia, all'estero, ed è sempre un piacere essere in queste belle manifestazioni e far ammirare il nostro spettacolo a tutti, le nostre acrobazie. Anche i più piccoli ragazzi crescono. Sì, sì, e loro sono proprio il vivaio del gruppo, no? Il futuro del gruppo. Quindi puntiamo su di loro, perché un domani devono sostituire noi più grandi, no? Vi allenate anche? Sì, facciamo allenamenti tutto l'anno, facciamo anche gare nazionali, campionati nazionali italiani anche, oltre alle manifestazioni del genere. Lo spettacolo è davvero bellissimo, ecco ora che in piazza Garibaldi stanno arrivando i vari figuranti, guardateli. Sono i vari figuranti in rappresentanza dei vari rioni, una lunga sfilata. Assolutamente, poi lo stemma di questo rione ricorda proprio San Marco, quindi il simbolo di San Marco, questo leone alato che serra fra le zampe il Vangelo con i simboli della pace, della croce patente e della spada. Quest'anno. E siamo ora con Giuseppe Quero, che è il presidente di Massafra Nostra, l'associazione che ha organizzato appunto questo Palio della Mezzaluna, una tradizione fortissima che rappresenta davvero un qualcosa di indissolubile con la comunità massafrese, e che ritorna dopo un anno di sosta, un motivo ancora per essere più felici e per stringerci attorno alle nostre tradizioni, alla cultura, perché qui questa sera si sta facendo cultura con la C maiuscola. La ringrazio, dottor Abate, per le belle parole che ha speso nei confronti della mia persona e dell'associazione, ovvero di Massafra. Massafra aveva bisogno di nuovo del Palio della Mezzaluna e del settembre massafrese, dopo un anno di stop per vicende più che altro tecniche legate a degli
eventi, diciamo, degli incidenti avvenuti nel 2017, ci siamo leccati le ferite e siamo tornati forti con la convinzione che il Palio non poteva non essere celebrato nell'edizione 2019. Ecco che siamo qui, dopo gli eventi di ieri sera dedicati ai bambini, questa sera siamo veramente a celebrare la cultura con la C maiuscola, quello che i nostri padri hanno celebrato nel secolo scorso e quello che ancora i nostri nonni nel 1594, i massafresi con le genti tarantine, celebrarono dopo la cacciata della flotta turca dalle fuci del fiume Tara. Ecco che qui quest'anno radunata Massafra, ma non solo, perché abbiamo invitato tutti i paesi limitrofi, tutto il territorio tarantino a partecipare con noi a questa celebrazione. C'è davvero un forte senso di appartenenza, appunto, dei vari partecipanti, appartenenza ai Riori. Questa gara è davvero sentita, una rivalità ovviamente simpatica. La sana rivalità che contraddistingue tutti i pali, da Siena, ad Arezzo, ad Ascoli Piceno, anche al torneo dei Rioni di Oria. I Rioni di Massafra, sei parrocchie, sei Rioni che ogni anno si contendono il drappo fatidico dipinto da un artista locale, e tutto che inizia però con i più piccoli, il giorno prima, con i più piccoli che già diciamo, vengono avviati nella cultura della sana rivalità, nel volersi bene, nel gioco, nei giochi di una volta, e poi la serata cruciale col corteo storico e la corsa del Palio, i quattro atleti che si contendono, quattro per ogni rione, che si contendono appunto l'ambito Palio. Presidente, una tradizione che deve avere una sua risonanza nazionale e anche internazionale. Massafra non ha nulla di meno di Siena, con tutto il rispetto e fatte le debite proporzioni, e noi nel nostro piccolo vogliamo dare una dimensione nazionale e internazionale attraverso il canale Sky. Questo è un bel presupposto, una bella idea, dottore, e sono veramente d'accordo e felice che lei la sposi insieme a me, insieme a Massafra. E con questo colgo l'occasione per fare anche un appello alle istituzioni, ai commercianti, agli imprenditori, alla rete di tutti quelli che possono essere mecenati della nostra manifestazione, perché è vero, Massafra con il carnevale, con il Palio, con tante altre iniziative, non è da seconda a nessuno. E marketing territoriale, ci sono benefici economici di crescita che coinvolgono tutta la collettività. Assolutamente sì, io faccio l'esempio di Altamura con il Federicus, che è una manifestazione storico-medievale, la nostra è storico-rinascimentale, ma come basi, come struttura, come organizzazione, Massafra mira con Massafra Nostra e con le istituzioni ad arrivare a quel risultato, quello che sono migliaia e migliaia di persone, tanti giorni di manifestazione, il coinvolgimento di tutto l'indotto, sia istituzioni, sia commercianti, sia imprenditori e tutti i cittadini che ne traggono i giovamenti utili e necessari in una sana imprenditorialità, se vogliamo. Ecco, parliamo ora, vedo gli atleti che si stanno preparando, come funzionerà questa corsa a staffetta? Quattro atleti per ogni rione, la prima a partire è la donna per ogni rione con una fiaccola diciamo accesa. Sono un percorso che si disloca su via Caduti Nave Roma, Ponte Garibaldi e Corso Italia e poi si ritorna. Poi c'è il passaggio del testimone lungo Piazza Garibaldi e poi la partenza del secondo, del terzo e del quarto atleta. Gli ultimi tre sono tutti uomini. Il primo che arriva vince il Palio, il rione vince il Palio ed è festa per tutti. Centro storico, cuore pulsante. Questo rione ha come priore Nicola Gioia. Esiste anche la preghiera, il giuramento dei rioni. Sì, allora questa è una preghiera, io prima di tutto sono il capitano del comune, quindi in questa manifestazione leggo questa preghiera, il giuramento dei rioni. I rioni giurano, così poi avrà inizio la gara del Palio, ecco, dei vari rioni. Vogliamo leggerne un primo trafiletto? O spirito bellissimo e potentissimo, glorioso arcangelo San Michele, nostro patrono, sii luce ai nostri passi, fortezza nello sconforto, vittoria nel tumulto delle passioni, conforto nei travagli della vita, rifugio nella persecuzione, salute nelle infermità, sostegno e difesa contro il demonio che ci tenta e ci divide. E poi, che bello, bentornati!
io ho tanti amici e ho, i miei amici sono questi amici, i buoi di pietra Pertosa. Grazie. Gli occhi senesi, intriso di tradizioni, di vita, di memoria, di orgoglio. E dall'altro lato c'è la condivisione di una manifestazione che si basa esclusivamente sull'uomo, senza ausilio di mezzi meccanici. Eccoci con il dottor Fabrizio Quarto, primo cittadino sindaco di Massafra. Nel suo intervento lei ha fatto riferimento a, alle spinte motivazionali appunto per chi partecipa a questo palio. Ha fatto riferimento al cuore, alle gambe e alla volontà. Un monito, un input che viene lanciato alla comunità massafrese e ai giovani. Ha anche detto: allontaniamoci un po' dagli smartphone, dalle tastiere e guardiamoci in faccia, viviamo la nostra vita attraverso le nostre tradizioni. Sì, il richiamo che ho fatto a tutti questi ragazzi, a tutta la città, di vivere questo palio del settembre massafrese anche quest'anno con un ritorno alla nostra identità. Il palio è una rievocazione storica che ci racconta la Massafra di un tempo, la Massafra in cui si competeva con la sola forza delle proprie gambe, per cui si puntava sull'uomo, si puntava sulle capacità dell'uomo. E oggi penso che la nostra società abbia proprio bisogno di ritrovare la centralità dell'essere umano, delle sue capacità, dei suoi limiti, ma anche delle sue grandi potenzialità. E per far questo occorre il dialogo, occorre il confronto, occorre la condivisione piuttosto che la sterilità di un monitor o di una tastiera. E quindi l'invito è appunto quello al confronto. E poi quest'anno sono particolarmente felice perché è uno spettacolo davvero corale che ha coinvolto la città e ringrazio l'associazione Massafra Nostra e anche questa fase della stagione di Massafra ha coinvolto molta gente. Siamo soddisfattissimi di questo risultato e ci godiamo questo bellissimo palio. I buoi, e vado a salutare il mio amico, vengo subito. L'assessore Michele Bommino, titolare della delega al turismo e allo spettacolo. Uno spettacolo in questo caso che si unisce al turismo, al marketing territoriale, un momento per far crescere davvero Massafra attraverso la riscoperta delle sue tradizioni, tradizioni che veicolate ovviamente promuovono il territorio. Sì, sicuramente il Palio della Mezzaluna è una delle nostre manifestazioni più importanti. Noi puntiamo parecchio su questa manifestazione insieme al Carnevale per far conoscere, per far accorrere i turisti da ogni parte della provincia, dalla regione. I risultati come stasera sono importanti. Abbiamo Corso Roma, Corso Italia, Piazza Garibaldi, veramente piene di persone provenienti anche dai paesi vicini e dalle province vicine, quindi siamo contenti della riuscita di questa manifestazione. Per noi è importante il Palio della Mezzaluna perché è un modo per riscoprire le nostre tradizioni, per far sentire la nostra massafrisità e quindi siamo veramente contenti della riuscita del lavoro fatto dall'associazione Massafra Nostra che organizza da tanti anni questa manifestazione. Proprio una è molto positivo questo incontro tra istituzioni e mondo dell'associazionismo, questa interazione. Sì, sicuramente c'è la massima collaborazione, un confronto continuo e quindi solamente con questa componente, quindi collaborazione, impegno di tutti, si possono ottenere questi risultati. Quindi ringrazio di nuovo l'associazione Massafra Nostra che ha regalato, dopo un anno di purtroppo di stop, ha regalato di nuovo questa manifestazione alla città. Credo che sia la prima volta che mettiamo tutti i figuranti insieme sul palco. Applauso per tutti i figuranti. Grazie Lucilia. Chi vincerà il Palio della Mezzaluna 2019? Lo scopriremo tra poco. La Regione Puglia ha voluto patrocinare questo Palio della Mezzaluna. Siamo con il consigliere regionale Michele Mazzarano.
massafrese e quindi un motivo in più, un motivo di orgoglio, il senso di appartenenza alla comunità massafrese e il sostegno della regione, una Taranto con la sua provincia che vuol crescere anche e soprattutto in vista dei giochi del Mediterraneo. Queste iniziative promuovono certamente il territorio. Sì, questa è una rivisitazione storica di un evento che si svolse il 14 settembre del 1459 alle foci del Tara, dove un manipolo di massafresi si opposero all'invasione turca, e intorno a questo evento si è costruita l'idea di una rivisitazione che viene chiamata Settembre Massafresi, una manifestazione che va avanti da molto tempo. Il successo di questa manifestazione, data soprattutto dalle associazioni locali, è unire questo evento storico ad un'attività sportiva e agonistica come la corsa, legata appunto all'agonismo e alla contrapposizione tra i rioni. Infatti sono gli aderenti e le squadre dei rioni che corrono e che competono tra di loro. Questo sta a dire sostanzialmente che ci può essere una miscela giusta tra la storia, che è memoria collettiva, e l'attività umana più bella e su cui si costruisce relazioni, solidarietà, spirito di squadra, che è appunto lo sport. E lo sport sta diventando sempre di più un momento di identità e di valorizzazione di questo territorio, di tutta la provincia di Taranto, che nei prossimi anni vivrà eventi significativi come ad esempio quello dei Giochi del Mediterraneo. Siamo per cominciare, 3 minuti e cominciamo, ma prima di cominciare con il presidente della situazione della Serra Nostra, volevamo... Maria Rosaria Guglielmi, assessore ai servizi sociali del comune di Massafra. Il palio, un momento oltre che di cultura, di aggregazione sociale. Assolutamente sì, credo che sia un momento importante per la nostra città e un momento anche di inclusione sociale, questa capacità dello sport e della festa di città, di paese, di mettere insieme giovani, anziani e anche le persone con difficoltà. In realtà in ogni rione della nostra città ci sono diverse forme di povertà e coinvolgerli attraverso questi giochi è sicuramente un momento importante di inclusione sociale. Su questi ragazzi che correranno, dei consigli magari, perché no? Io li conosco tutti perché sono tutti atleti, amici. E sta per partire la corsa a staffetta tra i 6 quartieri, 6 rioni, ogni rione ha 4 appunto rappresentanti, e quindi sarà davvero una bella sfida. Sono qui, come dire, a scaldare i muscoli. Non ne posso dare perché sono tutti di alto livello, quindi io dico solamente Giannotta. Bene, mi sono dovuto piegare, inginocchiare, perché ovviamente per non occupare la pista stiamo e stanno per partire con tanto di fiaccola. Per partire il palio 2019, chi vincerà questa edizione? Chi prenderà il vessillo realizzato da Lucia Di Giorgio? Mancano soltanto 4 minuti e lo sapremo. Ecco che Francesco Corato si posiziona per dare lo starter. Storia anche per lui. Attenzione signori, siamo per partire. Ai vostri posti. Garibaldi dovrà abbattere la linea di transito e far accendere la fiaccola al suo compagno di squadra. San Marco, dritto, vieni qua, vieni qua, vieni qua da noi, sì, dalla linea di partenza è arrivato anche Rione San Marco. Traguardo San Marco! Ed ecco che arriva incoraggiato da un amico concorrente, arriva il Rione Santa Caterina! Grandi!
e ci siamo, in fondo c'è ancora una torcia. E c'è la torcia del rione Gesù Garibaldi. Illumina Fonte Garibaldi. Che bello. Prima di esultare alla grande, facciamola. Facciamola. Premiazione con, questa è storica, mo permettetemi di dire, con la presenza di Don Eugenio, voglio dire, Don Eugenio, auguri, buon palio! E complimenti a tutti gli atleti, a tutti i rioni e tutti gli atleti che hanno partecipato con un grande impegno, complimenti a Santi Medici e complimenti a tutti quanti i ragazzi che si sono cimentati in questa sfida, davvero non è facile. The winner is, il vincitore, il rione vincitore è quello dei Santi Medici, guardate! Bene, i Santi Medici hanno trionfato. È uno del quartetto vincitore, come ti chiami? Sono Roberto Notar Stefano, siamo composti da quattro atleti, Monica Lovelli la ragazza, Nicolas Gentile e Claudia Lagliana, siamo quattro amici che corriamo comunque da una vita insieme, ci siamo divertiti, comunque siamo tutti amici, corriamo insieme, purtroppo quando sono queste occasioni ci si diventa, come ho già detto prima, ci si diventa una sana rivalità, abbiamo fatto una bella gara, l'accensione è andata a nostra fortuna e quindi è bene così, festeggiamo con il nostro rione. Grazie. È un altro rappresentante dei Santi Medici, uno dei quattro vincitori. Sì. Ti chiami? Mi chiamo Nicolas Gentile e ho 16 anni. Prima volta? No, questa qui è già la terza volta che partecipo e ogni volta che partecipo noi, come tutta la squadra, dedichiamo delle vittorie a delle persone molto speciali per noi, persone che ci hanno abbandonato con molto dispiacere, soprattutto a mio padre, la moglie del nostro priore e soprattutto i due ragazzi che ci hanno lasciato in un tragico incidente sulla strada di Chiatuna, che erano due carissimi miei amici, a Marco e a Nicolò, che abbraccio tantissimo. Stiamo passando in rassegna il quartetto, dicevo, dei vincitori. E allora, ti chiami? Monica Lovelli. I Santi Medici hanno trionfato. Sì, stasera siamo stati veramente bravi. Stasera si festeggia? Certo, come minimo si festeggia. Bene, mentre viene acclamato, eccoci. Allora, sei un po' emozionato? Beh, più facile fare l'intervista che vincere. Sì, quello sì, perché è stata una gara molto dura. Vabbè, ringrazio il rione, Santi Medici, ringrazio gli amici, diciamo pure gli avversari, anche se siamo tutti amici. Tu corri anche a livello agonistico o è una tua passione qui solo per l'evento del Palio della Mezzaluna? No, corro ogni domenica. Quando posso faccio le gare, quindi mi alleno tutti i giorni. Sono un amatore, però mi piace molto correre. Complimenti ancora. Grazie. Un ringraziamento, una stima infinita a tutti gli altri concorrenti, gli altri atleti di tutti quanti i rioni. Grazie ragazzi. Bene, si conclude qui questa splendida manifestazione del Palio della Mezzaluna. Un trionfo delle tradizioni, della cultura, dello sport, dell'aggregazione sociale.